L'aeroporto di Fano è pronto a trasformarsi in un Jurassic Park. Servono i preparativi, infatti, per la manifestazione dedicata agli appassionati dei giganteschi animali che vissero sulla Terra fino a 65 milioni di anni fa. A farla da padrona saranno 10 mostruosi dinosauri, ma non mancheranno laboratori, spettacoli, trucca bimbi, baby dance, gonfiabili, un biliardone e persino una mamma saura alta 2,40 m. Tante iniziative e divertimento saranno quindi assicurati da venerdì 11 a domenica 13 settembre alla Città dei Dinosauri, in strada comunale Campo d'Aviazione in zona aeroporto. Prima dell'estate abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare una grande festa di fine estate e Mirko Nicusanti di Tiremolla mi ha proposto in quell'occasione l'argomento dinosauri, che mi ha lasciato un po' stupito, e poi invece quando mi ha detto che dietro la parola dinosauri c'era il grande gommo Andrea Giomaro, ho capito che era una grande cosa e ci siamo imbarcati anima e corpo in questa impresa che in questo momento ci sta già dando tanto, tanto orgoglio, perché stiamo tirando su qualcosa di importante, forse più di quello che ci immaginavamo, e spero che i cittadini lo gradiranno. Un evento che inizierà domani, ci sono alcune comunicazioni per i cittadini? Cominciamo venerdì pomeriggio intorno alle 14 per l'apertura. Abbiamo attrezzato un'area di parcheggio che ha l'ingresso davanti ai vivai Uguccioni, quindi per chi viene da Fano su Viale Mattei davanti ai vivai Uguccioni c'è un cancello sulla destra, c'è l'indicazione molto chiara con tanti posti di parcheggio, 30.000 metri quadri di parcheggio, una via sicura per giungere poi a piedi all'interno del parco per chi viene con anche bambini con passeggino. Ad accogliere i visitatori saranno i riciclosauri, circa 10 statue a grandezza naturale di cui almeno 5 costruite con materiale riciclato, dal legno al vetro fino alle lattine, alle pile, da Andrea Gommo Giomaro e dai suoi collaboratori Simone Ceppetelli, Sabrina Bursi e Francesco Guccioni. Il maestro di effetti speciali affiancherà ciascun dinosauro con una scheda tecnica e storica. Imperdibile il gigantesco T-Rex di cartapesta lungo 7 metri che darà il benvenuto all'ingresso. A insegnare, divertendo come riciclare al meglio i nostri rifiuti, saranno i circa 20 animatori dell'associazione Tiro e Molla che affiancheranno l'ASET nello stand allestito nella Città dei Dinosauri. A loro si aggiungeranno anche i giovani dello spazio AE che seguiranno i piccoli nei laboratori dedicati ai materiali di riciclo. Ci sono altre realtà che ci vengono ad aiutare, per cui abbiamo oltre il sipario che fa gli spettacoli, abbiamo la Marachella che fa la baby dance, abbiamo il mago Teo che oggi non è potuto venire che fa degli spettacolini, abbiamo spazio AE per delle cose dei laboratori, l'ASET Holding che ha dato la sua partnership a questo progetto, perché ricordiamo questa è una presentazione, l'anteprima e la presentazione ufficiale del progetto Riciclosauri, che insieme a una collaborazione Tiro e Molla e Giomaro, che ancora non sappiamo ad oggi dove ci porterà e cosa ci farà fare, ma il bello è lì. La parte enogastronomica sarà invece curata dal ristorante Barone Rosso, che per l'occasione preparerà un Flintstones menu. Sarà presentato il menu Family Flintstones che facciamo per i spuntini all'interno stesso del parco della Città dei Dinosauri. Per chi ha bisogno, per la celiachia, il gluten free e tutto, il ristorante Barone Rosso è aperto per ogni esigenza, pranzo, cena, a livello ristorante e alla carta completa.